Innovabilità sta, penso, con la seconda iniziativa che abbiamo proprio concluso oggi, sta diventando un motivo di incontro periodico per gli operatori sociali che chiaramente devono obbligatoriamente occuparsi anche in maniera sinergica delle azioni ovviamente a favore della disabilità, per cui penso che sia importante far capire che dobbiamo collaborare, dobbiamo sinergizzarci, dobbiamo trovare anche delle soluzioni che rispondano ai bisogni della disabilità e dei territori. È chiaro che proprio sono iniziative come queste che ci portano a mettere insieme anche dei pezzi importanti di attività sul territorio che devono necessariamente poi produrre dei progetti importanti per il futuro. L'innovazione è un tema importante, l'innovazione è fondamentale, l'andare sulle tecnologie assistive penso che non sia più un futuro ma sia una realtà, pertanto dobbiamo per forza di cose andare avanti, visto anche l'entusiasmo che gli operatori e la gente ci trasferisce. Il prossimo appuntamento di maggio sarà sulla domotica, altro tema importantissimo perché dobbiamo necessariamente pensare a delle case sempre più fruibili, sempre più utilizzabili da parte di chi ovviamente è in difficoltà o per età o per disabilità ovviamente conclamata. Direi che è stata un'esperienza anche oggi interessantissima, le associazioni hanno risposto molto bene e quindi pensiamo che per il futuro questo modo nuovo di interpretare il ruolo della provincia troverà sicuramente gradimento sempre in un maggior numero di operatori e di personaggi che sul territorio svolgono la loro azione. Grazie e vi ringrazio per la partecipazione, siete stati gentilissimi. Buon lavoro a tutti quanti. La nostra associazione Alfa è un'associazione che è nata negli anni 70 con il contributo di famiglie che avevano lo stesso problema. Famiglie che avevano figli che erano nati sordi o che erano diventati sordi nella prima età. Quindi avevano lo stesso problema di cercare di aiutare i propri cari. Il nostro approccio è stato questo, di credere fin da subito che i figli nostri non udenti avrebbero potuto avere una vita la più normale possibile, sviluppando le loro potenzialità come tutti gli altri bambini. Come? Attraverso, prima di tutto, una accurata valutazione audiologica per capire il loro livello di udito, o meglio, il loro residuo uditivo, e cercare di utilizzare il più presto possibile questo residuo uditivo attraverso la protesizzazione corretta e adeguata alle loro necessità. Quindi la prima risposta l'abbiamo cercata nelle tecnologie, le tecnologie che possono essere un grandissimo aiuto e talvolta una soluzione per certe disabilità. La sordità oggi, arrivando all'attualità, è in buona parte risolta dal punto di vista ovviamente della protesizzazione con una correzione che è una correzione artificiale, nel senso che può fornire un ottimo recupero uditivo, può fornire quindi una qualità di vita molto elevata, naturalmente non ridà l'udito, la persona rimane sempre sorda come è nato o come lo è diventata, ma attraverso una scelta opportuna delle tecnologie che vengono supportate da un lavoro di equipe di tante persone, audiologi, audiometristi, logopedisti e la famiglia in primo piano perché deve essere estremamente motivata e collaborativa, questo è l'iter che può permettere di far arrivare
a una persona nata o diventata sorda, il segnale, i rumori, i suoni e alla fine importantissimo, più importante di tutte, la voce umana, per poter costruire le sue relazioni sociali nella vita quotidiana fin da bambino, all'asilo, a scuola, all'università, anche perché no, perché sempre più i nostri figli riescono ad arrivare anche al massimo livello di istruzione e essere più autonomi possibili, sviluppando le loro capacità anche nel mondo lavorativo e dare anche essi il contributo alla società. Ecco, io credo che la provincia nell'organizzare questa iniziativa ha capito una cosa fondamentale che noi sosteniamo sempre, che nella innovazione tecnologica più del prodotto conta il servizio, o perlomeno il prodotto inserito all'interno di un servizio. Ed è stato questo poi il tema principale della giornata, dell'incontro di questa mattina. Capire che le persone che hanno bisogno di utilizzare le tecnologie hanno anche bisogno di un itinerario personalizzato, un servizio che è un servizio alla persona, un servizio sociale e che deve seguire un percorso. Quindi questa mattina si è parlato proprio di percorso per le persone, per inclusivo, che include la tecnologia, ma la tecnologia non solo, come è stato detto. È una tecnologia assistiva che assiste la persona, ma la persona deve anche in prima persona essere protagonista della scelta che fa e dell'ausilio che vuole utilizzare, e che è diverso a seconda di tutta una serie di variabili che possono essere gli obiettivi, la motivazione, le capacità manuali di questa persona, le finalità che vuole raggiungere, la sua storia pregressa, l'età, le condizioni fisiche. Quindi è molto importante parlare di servizio prima ancora che di prodotto. Il contributo mio e dei colleghi di Linara, azienda italiana che realizza ausili per l'udito, e investe per far questo il 12% del fatturato in ricerca. E questa possibilità quindi di udire meglio e quindi anche di vivere con un maggiore benessere può essere offerta a un numero crescente di persone con ausili personalizzati altamente innovativi, come apparecchi endoauricolari non lineari, anche ad alta potenza, che scompaiono nel condotto uditivo, e anche altri strumenti come il rallentatore vocale, che consente di rallentare l'audio, il video e anche i sottotitoli se sono presenti nei film, per esempio, in modo da rendere comprensibili dei discorsi che, se troppo veloci, vengono non capiti facilmente. E la ipoacusia o sordità colpisce un numero crescente di persone anche a causa dell'invecchiamento della popolazione. Infatti, oltre gli 80 anni, circa la metà delle persone accusano problemi di udito. E per i bambini, chiaramente oggi ci sono molti più ausili e anche interventi di tipo medico, come gli impianti cocleari quando necessari, e le sordità sono irrecuperabili. Ma se c'è un residuo uditivo, come è nella maggioranza dei casi, questo residuo è sfruttabile utilizzando appunto degli strumenti progettati e realizzati su misura di ciascuna persona che viene accompagnata alla scoperta di paesaggi sonori incredibili. È uno strumento che abbiamo pensato per i deboli di udito, che permette di rallentare l'audio e il video, senza cambiare la timbrica delle persone, in modo tale che, se non aver sentito una persona a una velocità
normale, possiamo riconoscerla anche a una velocità più lenta. Questo permette una maggiore comprensione del parlato, specialmente in programmi come possono essere il telegiornale o talk show, dove ci sono più persone che parlano o a volte si sovrappongono proprio le parole. Ma che piacere! Tutto bene? Fino a poco non mi rifassi? Speravamo fossi già lontano da qui. Beh, che ci vuole fare? Non ce l'ho proprio fatta partire. È pazzesco, ma questa città ti ruba il cuore senza che tu nemmeno te ne accorga. Anzi, è strano che non ci fossimo ancora incontrati. Stammi bene a sentire. Com'è questo atteggiamento di un'attacca? Se non sparisci immediatamente io... Smetti. Stai dando spettacolo. Avviate il nostro tavolo, ci penso io. Lo strumento permette di rallentare, come abbiamo visto, mantenendo la timbrica, e può essere utilizzato anche in aree diverse dalla sordità, come in situazioni di senilità, oppure anche nell'insegnamento delle lingue straniere, in quanto permette una migliore comprensione del parlato di un'altra lingua, perché abbiamo, per lo stesso discorso che vi ho detto in precedenza, un maggior tempo a disposizione nella comprensione. Permette di rallentare sia il segnale televisivo digitale terrestre che l'eventuale DVD inserito. I sottotitoli vengono rallentati allo stesso uniformemente e, come avete potuto vedere, anche il labiale rimane sincrono con la parola, in modo tale che chi utilizza la lettura labiale possa continuare a usufruire del servizio. Il servizio RoboBraille è un servizio gratuito, accessibile a chiunque, e ha lo scopo di convertire file di testo digitali in formato file audio MP3. Per accedere al servizio, che è gratuito, non occorrono software dedicati né nessuna iscrizione, ma è sufficiente essere dotati di una connessione internet e avere la possibilità di inviare e ricevere della posta elettronica. Per poter accedere a questo servizio e per poter convertire in file audio MP3 i file di testo, è sufficiente allegare a un messaggio di posta elettronica il documento di testo che voglio convertire, inviarlo a un indirizzo di posta fornito e nell'arco di pochi minuti riceverò nella mia casella di posta la conversione in formato audio MP3. Il servizio ha la possibilità di convertire in diverse lingue, per cui per ogni lingua si dovrà inviare a un indirizzo predeterminato. Per conoscere ulteriori informazioni riguardo al servizio RoboBraille si può accedere al nostro sito www.subvedenti.it nella sezione apposita denominata RoboBraille.